Questo è il momento in cui questa mattina un missile russo ha colpito un edificio amministrativo di 9 piani a Mykolaiv. E questo è quello che rimane dell'edificio bombardato all'alba del 34esimo giorno di guerra. Sotto le macerie sarebbero rimaste almeno 2 persone, mentre 18 sarebbero i superstiti. Ma l'artiglieria russa ha colpito nelle scorse ore anche Nikopol, poco più a est, mentre questa notte è andato a fuoco l'ennesimo deposito di carburante ucraino, ancora nel nord-ovest, questa volta a Rivne. Intanto arrivano conferme della liberazione di Irpin a pochi chilometri dalla capitale. Ecco però com'è ridotta dopo 3 settimane di assedio. Molti palazzi sono distrutti, come anche alcune case, che secondo l'accusa degli ucraini sono state anche oggetto di razzia da parte dei russi. Le truppe di Mosca sarebbero state respinte anche a 60 km da Kryvyi Rih, a sud di Dnipro, mentre continua la difesa a oltranza di Cherniv, completamente circondata e isolata dall'esterno, ma ancora nelle mani ucraine. Come Mariupol, ormai quasi del tutto rasa al suolo e stremata da 29 giorni di assedio, almeno 27 senza acqua potabile, riscaldamento, gas ed elettricità. Gli ultimi a resistere sono 3.000 soldati del battaglione Azov, che stanno fronteggiando i 15.000 uomini russi. Il sindaco della città, intervistato da una TV francese, sostiene che Mariupol non sia ancora caduta, ma i russi dichiarano il controllo del centro. Conquistare il porto sul mare d'Azov sarebbe, per Mosca, il primo vero successo dall'inizio della guerra. Oh,